Allora, ben arrivati, siamo qui anche quest'anno per presentare il rapporto annuale sulla situazione umanitaria, sulla crisi in atto in Darfur e tutti gli aspetti ad essa correlata. E io partirei con un video, che è il video della campagna Sudan 365, che è una campagna internazionale, e Italians for Darfur fa parte del board internazionale che è composto dalle più grandi organizzazioni umanitarie per i diritti umani, da Human Rights Watch, Amnesty International e per l'Italia appunto la nostra organizzazione. Il testimonial per l'Italia è Tony Esposito, che è qui con noi, ma ci sono altri artisti di fama internazionale come Copeland de Police, Mason de Pink Floyd e così via. Quindi io direi di cominciare con il video. Ecco, come vi dicevo, questa campagna è promossa da un board internazionale che nel gennaio dello scorso anno, del 2009, ha iniziato questa campagna Sudan 365 proprio in vista del referendum per l'indipendenza del Sud Sudan, di cui parleremo anche durante la presentazione del rapporto. E si è deciso comunque di proseguire con questa campagna perché l'emergenza in Sud Sudan è grandissima e il voto del 9 gennaio è stato solo l'inizio, anche perché la dichiarazione effettiva, la vera dichiarazione di indipendenza non arriverà prima di 6 mesi, prima del luglio prossimo, e le questioni in sospeso sono tantissime e destabilizzano molto la situazione politica nel paese. Io prima di addentrarci, ecco, nella discussione per quanto riguarda la situazione in Darfur, darei quindi la parola a Tony Esposito, testimonial di questa campagna. Sì, okay. Grazie. Ma io credo, va bene, io come musicista, scuotere l'opinione pubblica
per quello che rappresenta una tragedia simbolo proprio del problema Africa, sia necessario. E la musica è un forte conduttore di messaggi, per cui è giusto che noi musicisti facciamo la nostra parte. In questa campagna ci sono molti artisti internazionali che hanno aderito. La particolarità è che questa campagna è stata, la campagna Immagine è stata fatta da artisti che in qualche modo sono debitori con l'Africa artisticamente, perché sono tutti batteristi mondiali internazionali, che si cercherà di coinvolgerli non solo come immagine in questo video, ma anche con una grande kermesse, possibilmente anche in Africa. Tutto quello che c'è da dire è scritto qua dentro, e chiaramente sul Darfur spero che tutti lo sappiano. Vi ripeto che la musica è importante proprio come conduttore di messaggi. Ok, perfetto. Ci ha raggiunto il Presidente della Commissione dei diritti umani, il Senatore Pietro Marcenaro, che sta dando un forte contributo alla campagna per il Darfur, per il Sudan. E quindi gli passo la parola per un saluto e anche per parlarci delle attività della Commissione. Sì, grazie, buongiorno. Purtroppo posso stare poco, per questo non mi ero seduto alla preferenza, Presidente, perché non sono abituato a venire alle riunioni e poi sparire, non fa parte della mia educazione. Antonella ha insistito e dico due cose. Naturalmente io penso che il referendum che si è svolto sia stato un fatto enorme, una cosa di un'importanza straordinaria. Adesso assicurare che il seguito si svolga coerentemente e dia i risultati sperati è una cosa di grandissima importanza, naturalmente in primo luogo per il nord, per il sud di Sudan, per il sud e per il Darfur, ma anche per la comunità internazionale nel suo insieme, che ha bisogno di buoni esempi in un momento come questo. Io guardo a questa realtà con tutti i suoi problemi e tutte le sue contraddizioni come la possibilità per il mondo di ritrovare dei buoni esempi di successi nell'azione su temi così difficili. Noi abbiamo nei mesi scorsi partecipato insieme a Italians for Darfur all'organizzazione di un momento di confronto, di un tavolo, si dice, intorno al quale fare sedere le diverse posizioni, le diverse organizzazioni che si misurano sui problemi del Sudan. Naturalmente è stato molto importante, è molto importante su questi terreni il ruolo di una comunità come quella di Sant'Egidio, per l'esperienza che ha, per il prestigio di cui gode, per il fatto di essere una vera e propria istituzione internazionale riconosciuta con capacità di mediazione su questo punto. E naturalmente abbiamo fatto questo per contribuire in parte, naturalmente senza nessuna pretesa di avere, sapendo chi siamo naturalmente e quello che possiamo fare, ma per contribuire alla tessitura di un filo di un elemento di dialogo, di confronto e di discussione. E Antonella e i nostri amici di Tennis for Darfur lo sanno, abbiamo anche dichiarato la disponibilità e l'interesse, se ce ne saranno le condizioni e se questo sarà utile, sarà ritenuto utile dai protagonisti, di andare, di fare una missione in Sudan insieme di nuovo alla comunità di Sant'Egidio per proseguire questo tipo di lavoro. Naturalmente è una decisione sulla quale noi appunto esprimiamo una disponibilità, no? ma vogliamo che siano i protagonisti a dirci se questo è utile o no. È un criterio che io cerco di seguire in tutto il mio lavoro. Quando ci si occupa di queste cose bisogna mettersi in una posizione di chi in primo luogo ascolta, cerca di capire cosa ritengono utile le forze direttamente coinvolte, le persone interessate, e dobbiamo concepire questa attività come un'attività fondamentalmente di servizio in cui si può fare, ma a volte anche il non fare può essere una cosa, una forma di attività costruttiva. Ecco, io mi ispiro a questo
tipo di criteri, di principi, e speriamo in questo modo appunto di contribuire, ripeto, a alla soluzione di un conflitto, o di più conflitti, perché naturalmente sappiamo che non è solo un conflitto, molte cose si intersecano, però che ha costituito un dramma per la coscienza mondiale, o almeno per quella parte del mondo che ha una coscienza la cui soluzione sarà una cosa molto importante. Vi ringrazio e di nuovo mi scuso se tra pochi minuti lascio la riunione. Grazie. Ringrazio il Presidente della Commissione dei diritti umani che devo dire dal primo momento ha assunto un impegno molto forte e di questo gli va dato merito. A questo punto io entrerei nel vivo del rapporto. Con noi è presente anche Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty, con cui approfondiremo alcuni aspetti del rapporto, ovviamente sul taglio dei diritti umani, e Mohamed Abu Al-Ghazim, che oltre ad essere esponente della comunità del Darfur in Italia, di cui abbiamo qui molti membri, è anche rappresentante dell'SLM, del Sudan Liberation Movement in Italia. Con cui poi entreremo anche nelle questioni relative al negoziato di pace che sta riprendendo a Doha. Ovviamente nel rapporto troverete tutti i dati sulla situazione della crisi, che negli ultimi mesi è nuovamente esplosa in tutta la sua gravità, perché sono ripresi i bombardamenti soprattutto nell'area a nord di El Fasher e anche in alcune zone del sud, a ridosso di Niala. Questo perché è venuto meno l'unico accordo di pace che era stato firmato nel 2006 ad Abuja da una delle fazioni del fronte dei ribelli, quella guidata da Minni Minnawi. Minni Minnawi aveva raggiunto un accordo con il governo, con Khartoum, ed era anche, aveva assunto delle cariche importanti. Negli ultimi mesi, novembre e dicembre, questo accordo è decaduto e sono ripresi gli scontri tra le forze sudanesi, le forze militari sudanesi e le truppe di Minnawi, appoggiate anche da alcuni militari del GEM, del Justice and Equalement Movement, che è l'altro movimento forte anche di una presenza militare nell'area che si contrappone al governo sudanese. Ovviamente le conseguenze peggiori sono per la popolazione civile. Si calcola che dall'inizio di dicembre, quando sono ripresi questi bombardamenti, siano state costrette alla fuga oltre 50.000 persone, di cui 31.000, e questa è proprio una notizia di questi ultimi giorni, 31.000 sfollati sono arrivati al Zamzam Camp, che è uno dei campi più grandi dell'area nord di El Fasher, che ospita già oltre 100.000 persone, e per lo più sono sfollati provenienti da Shangil Tobaya, che è stato proprio al centro dell'azione militare delle forze sudanesi, e dei villaggi circostanti, a causa dei bombardamenti degli ultimi giorni, dicevo, dal 17 al 18 febbraio. E, alcuni testimoni nel campo ci hanno riferito che le condizioni di queste persone sono al limite della sopravvivenza, perché non sono stati neanche registrati, quindi non sono all'interno del campo. Si sono create queste situazioni satellite e ovviamente la qualità di intervento, di assistenza è minima. E il timore è proprio questo, perché a fronte di un'azione del governo che sta cercando
modo di far tornare nei propri villaggi gli sfollati, i profughi nei campi, si crea invece una ripresa delle fughe dai villaggi. E questa situazione sta creando grossi problemi anche alla gestione ad OCHA, che è il coordinamento degli aiuti umanitari in Darfur, che non è in grado di sopportare la pressione di questi nuovi arrivi. Mi raccontava proprio una persona, un funzionario di UNAMID, sentito nei giorni scorsi, che addirittura a Niala ci sono 20.000 persone che vivono intorno alla postazione UNAMID a Niala. Praticamente sono lì assiepati l'uno addosso all'altro, senza avere alcuna assistenza, in attesa che qualcuno gli dia un supporto. Questo per quanto riguarda la questione degli sfollati, dei nuovi bombardamenti. Per quanto riguarda la situazione generale, come dicevo prima, il governo sudanese ha avviato una politica di returns, cioè di sollecitare i profughi a rientrare nei luoghi di origine. Questo però sta avvenendo con lentezza, anche perché gran parte dei villaggi distrutti dal conflitto non sono stati ricostruiti, quindi molti profughi che decidono di lasciare i campi e arrivano nelle città originarie non trovano né servizi, a malapena trovano un rifugio, e quindi c'è grossa resistenza all'interno dei campi. Però poi di questo chiederò a Gasim di entrare proprio nello specifico, visto che lui ha continui feedback dalla popolazione di questi campi. E altro aspetto importante è quello relativo al processo di pace che si sta cercando di riavviare. Ovviamente la spaccatura che c'è stata con Minnawi ha creato ulteriori tensioni e infatti il tavolo negoziale in corso in Qatar, a Doha, aveva subito proprio una brusca frenata. E proprio in questi giorni Dibril Bassolet, che è il capo negoziatore, ha sollecitato le parti a tornare al tavolo delle trattative, ponendo nuove questioni. Anzi, è stato anche già stilato un programma di accordo che tocca tutte le questioni in sospeso e che finora non hanno permesso il raggiungimento di un accordo, che sottoporrà nei prossimi giorni alle parti. Questa è una notizia di martedì scorso, quindi è tutto in corso di definizione, e tenete conto che ogni giorno può essere stravolta la decisione assunta poche ore prima. E quindi l'idea è quella di arrivare ad una bozza di accordo di pace entro fine mese. Io mi auguro che sia così. Questo termine era stato già dato a dicembre scorso, poi con la rottura del cessate il fuoco e la ripresa dei combattimenti è stato ovviamente impossibile, e questo termine è stato prorogato. E è in atto anche un dibattito sulla collocazione di queste trattative, perché c'è chi spinge per spostare in Darfur il processo di pace, in particolare l'Unione Africana e alla guida di Mbeki, che è l'ex presidente sudafricano, e che spinge proprio per portare in Darfur il tavolo negoziale. Ovviamente Lega Araba, Bassolet e anche ONU, UNAMID in particolare, che affianca Bassolet in questo tavolo negoziale, vogliono mantenerlo in Qatar. Ma toccando il tema dei diritti umani, io accenno una cosa e poi passo la parola a Riccardo Nuri, anche perché nel rapporto trovate tutti i dati necessari.
a capire qual è lo stato della crisi. Mi è arrivata proprio in questi giorni, la notizia che domenica scorsa una organizzazione sudanese, la Sudan Democracy First Group, ha denunciato che sei donne attiviste politiche hanno subito violenza sessuale, sono state stuprate, oltre ad essere state sottoposte ad abusi di vario genere per estorcere delle testimonianze durante gli interrogatori. E in particolare è stato anche diffuso un video di una giovane donna che sarebbe stata, secondo le denunce di questa organizzazione, stuprata, più volte picchiata il 13 febbraio scorso dagli agenti del NIS, che sarebbe il servizio di sicurezza, i servizi segreti di sicurezza sudanesi. Questa donna, di cui sono state diffuse soltanto le iniziali SE, in questo video col volto coperto mostra i segni delle violenze e denuncia, racconta singhiozzante quello che ha subito, i soprusi o gli abusi che ha subito. Lei, come altri, aveva partecipato il 30 gennaio scorso a una manifestazione a Khartoum, perché l'ondata, la rivolta in Nord Africa è arrivata anche in Sudan, e con lei sono stati arrestati oltre 70 attivisti politici e molti giornalisti. Italians for Darfur e Amnesty International hanno anche lanciato un appello per chiedere l'immediata liberazione di queste persone arrestate secondo quello che si è appreso arbitrariamente. E ricordo che è ancora in carcere l'esponente massimo dell'opposizione sudanese, che è Hassan al-Turabi, e molti altri oppositori politici del regime di Bashir. Però a questo punto io passo la parola a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty, che illustrerà la situazione. Grazie Antonella, grazie Italians for Darfur per questo invito. Io faccio poco più che uno scorrimento molto, molto rapido su alcune questioni importanti dal punto di vista di Amnesty International per quanto riguarda la situazione dei diritti umani. Chiuderò proprio con la questione che cui accennava Antonella, dei giornalisti in carcere e delle forti limitazioni alla libertà di stampa che sono in vigore in Sudan. E quello che possiamo dire è che negli ultimi 14 mesi più o meno, insomma, gennaio 2010, febbraio 2011, sono proseguite in maniera sistematica violazioni dei diritti umani, se possibile sono anche aumentate in tutta la parte nord del paese e nel Darfur, e mano a mano che l'attenzione si concentrava, peraltro giustamente, sulla preparazione a quell'evento storico che è stato il referendum del Sud Sudan, altrove le violazioni venivano ulteriormente favorite proprio da questo dimenticare per concentrarsi su altro. E per quanto riguarda il Darfur, l'auspicio che dopo 8 anni di conflitto feroce si arrivi a una soluzione di pace naturalmente è auspicato da tutti noi. Ci sono un paio di questioni che rendono problematico naturalmente arrivare a un accordo di pace. La prima è l'attività militare del governo di Khartoum nel Darfur, che vuol dire attacchi, vuol dire nuovi sfollati, vuol dire di nuovo decine di migliaia, se non di più, di persone costrette a lasciare le proprie zone, violenza sessuale dilagante all'interno e all'esterno dei campi. E il secondo elemento che ostacola è che poi si presuppone che per fare un accordo di pace occorre essere in due, e la controparte, ovvero il governo di Khartoum, dovrebbe avere al tavolo una persona che è incriminata dalla Corte Penale Internazionale, per incluso anche adesso il crimine internazionale di genocidio. E naturalmente è difficile immaginare una pace che non preveda una forma di giustizia, una pace fatta con una persona ricercata
per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, e che può mettere sul tavolo come condizione di pace una totale impunità e amnistia, evidentemente una pace che non soddisferà mai i darfuriani e le darfuriane che hanno subito in questi 8 anni una violenza spaventosa. Quindi questi sono i due problemi che vedo. Per quanto riguarda il resto, nel febbraio dell'anno scorso, quindi un anno fa esatto, è entrata in vigore una nuova legge sulla sicurezza nazionale. Questa legge ha favorito ulteriori arresti, detenzioni in isolamento, torture nei confronti di difensori dei diritti umani, di giornalisti, di attivisti dell'opposizione. Il caso di Lubna Hussein, una funzionaria internazionale, cittadina sudanese, che ha rischiato la fustigazione per aver violato le norme che impongono determinati comportamenti e abbigliamenti in luogo pubblico, ha portato la ribalta grazie al suo coraggio. Ricordiamo che ha anche rinunciato all'immunità che le derivava dal suo essere una funzionaria internazionale. Questo caso di Lubna Hussein ha portato alla luce questo fenomeno, che è ampio, delle punizioni corporali in Sudan, nel nord. Molte donne accusate di comportamento indecente e immorale sono state arrestate e hanno rischiato, in alcuni casi purtroppo hanno subito fustigazioni. C'è anche un elemento discriminatorio, oltre che di genere, nel senso che le persone sottoposte a queste pene sono donne, ma sembra che nella maggior parte dei casi si tratti di donne migranti interne e estremamente povere. Ci sono state esecuzioni di pene capitali anche nell'anno scorso, nel 2010, nei bracci della morte, nonostante alcuni rilasci dovuti a piccole parti di negoziato di pace che andavano avanti. Ciò nonostante risultano esserci ancora almeno 50, probabilmente 55 persone in attesa di esecuzione, tra cui con ogni probabilità 8 minorenni. Giornalisti, in Sudan anche in queste ultime settimane, nei confronti di chi tentava di coprire, di informare sulle manifestazioni che avvenivano in Tunisia, in Egitto, così come ancora prima chi informava sulla preparazione e poi sullo svolgimento del referendum nel Sud Sudan, è stato costretto o a ricorrere all'autocensura o è stato censurato dalle autorità. In che modo? Con irruzioni nelle sedi dei quotidiani, con arresti, con processi, con condanne, con il blocco della distribuzione giorno per giorno dei quotidiani, almeno tre, mi scuso la pronuncia, Al-Midan, Ayras al-Hurriya e Al-Sahafa, che stavano proprio seguendo a febbraio e gennaio-febbraio le proteste in Tunisia e in Egitto. Ricordava Antonella questa irruzione nella sede di Al-Midan, con 9 giornalisti arrestati che sono ancora in carcere, rischiano imputazioni e conseguentemente pene pesanti. E la più dura condanna che è in corso per quanto riguarda giornalisti riguarda Abuzar Al-Amin, vice redattore capo di Rai Al-Shab, quotidiano di opposizione vicino al partito del Congresso Popolare. Questo è un caso che Amnesty International continua a seguire con particolare attenzione, lo ha adottato come prigioniero di coscienza, quindi c'è una mobilitazione speciale nei suoi confronti. Arrestato il 15 maggio 2010 perché aveva sul suo quotidiano Rai Al-Shab commentato l'esito delle elezioni presidenziali e parlamentari del mese precedente. Aveva anche in alcuni articoli ammiccato, indicato, lasciato il sospetto che ci fosse in Sudan una fabbrica di armi per conto dell'Iran, e per questa ragione a luglio dell'anno scorso è stato condannato a 5 anni di carcere per attentato alla Costituzione e pubblicazione di notizie false. Questo è una sintesi estrema di quanto accade nel paese. Ringrazio Riccardo Nuri. Prima di passare la parola a Abu Al-Ghazim, volevo ricordare che attualmente la situazione in Sud Sudan pressa molto sulla comunità internazionale, e purtroppo negli ultimi mesi c'è stato inevitabilmente un allentamento dell'attenzione proprio sulla crisi del Darfur. Questa purtroppo è una, è,
È una cosa che capita spesso ed è inevitabile che si crei una contingenza che inevitabilmente porta a un peggioramento sul campo. Probabilmente se la comunità internazionale prestasse un po' più attenzione a quello che sta avvenendo in Darfur, qualche prospettiva migliore sia per l'eventuale raggiungimento di una pace che di garanzie di sicurezza e di stabilità per la popolazione ci sarebbe. Non a caso la missione di pace schierata in Darfur, una missione ibrida ONU e Unione Africana, autorizzata nel luglio 2007 e iniziato il dispiegamento nel 2008, al momento è ancora al 90% delle sue potenzialità, non è stata ancora schierata totalmente e continua ad avere grosse lacune, grossi problemi anche logistici, soprattutto per la mancanza di elicotteri a lungo raggio, cioè tattici, che possano garantire la perlustrazione del territorio e quindi garantire che non ci siano situazioni di attacchi, di violenze. Anzi, a dire il vero, spesso non riescono, e questo dato lo trovate nel rapporto, a garantire sicurezza nemmeno a loro stessi. Da quando è stato dispiegato questo contingente sono stati uccisi 54 caschi blu. A questo punto io passo la parola a Mohamed Abu Al-Ghazim, che ci racconta appunto quali sono le notizie che gli arrivano direttamente dalla sua gente. Ringraziamo comunque Antonella Napoli, presidente da Italian Bloc for Darfur, per il lavoro che stanno facendo per il nostro popolo. Comunque dopo il 2002 la situazione in Darfur sembra peggiorata, perché il governo parlava sempre che il problema in Darfur è già finita, ma invece realmente le cose non sono così. Adesso ultimamente loro stanno anche sgombrando tutti i campi profughi che stanno all'interno del Sudan, stanno parlando perché non ci sono problemi in Darfur, ma realmente perché adesso tutti i rifugiati che stanno all'interno dei campi che stanno adesso lì in Sudan, la maggior parte di loro adesso non hanno le case, non hanno anche la loro terra, perché la loro terra adesso sono già occupati da altre persone che hanno portato il governo fuori dal Sudan, hanno occupato quel terreno e stanno adesso utilizzando quella terra come loro terra. Tutti sfollati adesso nei campi profughi sicuramente stanno andando verso le città, ma lì in città non hanno comunque, dopo il governo che ha mandato via le organizzazioni internazionali dei campi profughi in Sudan, sono entrati nuove organizzazioni sudanesi. Comunque loro non hanno anche le capacità di gestire dei campi, non hanno anche le capacità da aiutare le persone, perché loro comunque sono entrati come un gruppo dei servizi segreti del governo sudanese. Lì verrà a vedere cosa stanno facendo questi rifugiati all'interno dei campi. Ultimamente, come adesso ha parlato anche Antonella, ci sono dei bombardamenti nei villaggi, perché anche le notizie che arriverà qua sono poche, perché comunque all'interno non ci sono giornalisti, come adesso le cose che stanno succedendo in Libia. Ci sono tanti massacri, muoiono tantissime persone, ma la notizia proprio non esce, perché non c'è nessuno che fa uscire questa notizia, perché come giornalisti. Per quello anche noi chiediamo l'intervento comunque delle Nazioni Unite, o adesso anche ha parlato il Presidente della Commissione dei diritti umani del Parlamento italiano, che loro verranno lì per vedere la realtà dei nostri popoli che stanno all'interno del Sudan,
ma noi chiediamo anche ancora di più l'intervento comunque del tutte le comunità internazionali, non solo all'interno ma anche all'esterno, perché all'esterno hanno abbandonato proprio rifugiati che stanno anche adesso anche in Chad, in Centro Africa. Lì le gente vivono proprio in situazioni molto 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 difficili, perché noi, anche noi abbiamo parlato pochi mesi fa anche con l'UNICEF, perché loro che stanno lì danno dell'aiuto, loro parlavano perché ultimamente non ci sono dei fondi, sicuramente perché non ci sono interessi politici con quella parte del Darfur, perché tutti adesso stanno andando nelle parti del Sud Sudan. E quello è un grave sbaglio, perché comunque le organizzazioni internazionali non devono proprio vedere gli interessi, ma devono vedere la situazione dei popoli e i problemi delle popole che stanno succedendo lì nel Sudan o nei campi che stanno all'esterno del Sudan. Per la situazione del Qatar, del Doha, della tavola della pace, ma lì è uguale la stessa cosa, perché sicuramente in Qatar adesso non risolverà mai il problema lì in Sudan, per quel motivo noi come movimento non abbiamo partecipato alle tavole della trattativa lì in Qatar, perché anche un mese fa le mediazioni hanno presentato degli accordi, i ribelli che stanno là loro hanno confermato con questo accordi, ma il governo hanno rifiutato. E così fa sempre il governo, non rispettano mai nessun accordo. Al Sud Sudan hanno fermato le pace con il governo per 5 anni, il governo ha rispettato questo accordo e alla fine hanno fatto ultimamente hanno fatto la referendum e sono divisi, ma anche per noi dividere il paese non pensiamo a una cosa positiva, perché dividere significa debolezza. Noi dobbiamo essere uniti, deve essere il Sudan unito, ma noi dobbiamo trovare la possibilità di cambiare questo governo, non dobbiamo proprio dividere il Sudan dei vari piccoli paesi. La cosa importante è dobbiamo come unire insieme, perché adesso sono divisi il Sud, farò un po', sicuramente sarà anche le nostre divisioni dell'Ovest, il Darfur, e dopo all'altra parte dell'Est. Questa è una cosa molto brutta, dividere. Noi cerchiamo sempre di unire, perché con le unità possiamo avere la nostra forza. Per quel motivo noi adesso anche chiediamo a Antonella, perché loro adesso come Italian Bloc for Darfur stanno lavorando tanto tanto per aiutare il popolo lì in Sudan, da intervenire anche loro con il governo italiano, di dare altre spinte al governo per non far uscire il nostro popolo lì all'interno nei campi. Anche un'altra cosa molto importante, perché fa uscire tutte le persone che sono entrate adesso nei nostri campi o nei nostri villaggi, perché vediamo tante parti del nord Darfur, anche dell'ovest del Darfur, sono occupate da nuove popolazioni. Ma lì adesso anche le gente che escono dai campi non hanno possibilità di entrare da nessuna parte. Un mese fa, 12 donne contadini hanno pensato di andare a coltivare la loro terra, sono entrati nelle loro terre, hanno trovato altri proprietari di quelle terre. Così sarà per tanti altri contadini del Darfur che pensano andare nella loro terra, non hanno le terre, perché le terre già occupate d'altro popolo, neanche sono sudanesi, dopo popolo che vengono fuori dal Sudan, del Niger, sono arabi del Niger, arabi da altre parti dell'Africa. Loro adesso sono proprietari della nostra terra in Darfur. Con quel problema sicuramente anche per risolvere il problema in Darfur ci vuole tanto tempo. Prima che loro mandano tutte queste persone via dalla nostra terra, sicuramente non possiamo anche andare a trattare per le pace, perché per noi la cosa fondamentale è la nostra terra. Dopo quello lo possiamo anche noi trattare con il governo per vedere i problemi e la situazione nostra, e possiamo anche parlare delle pace, perché così non sarà mai le pace in Darfur.
Ringrazio Gasim. Ha toccato un punto importante che vale la pena di affrontare brevemente, Gasim, è quello relativo alla Libia, perché si è diffusa nei giorni scorsi la notizia che in Libia ci siano dei miliziani sudanesi. Il governo nella voce del ministro degli esteri, ha affermato che si tratti di esponenti del movimento dei ribelli del Darfur, cosa che ovviamente i gruppi ribelli, in particolare il GEM, che è stato additato di questa responsabilità, smentisce e anzi rilancia, facendo presente che semmai le milizie impegnate da Gheddafi contro la sua popolazione sono di origine araba, filo-araba, e in particolare si tratterebbe delle famose, le ben note milizie di Janjaweed, che sono le stesse che hanno compiuto i massacri nel Darfur. Non so se su questo punto Riccardo vuole aggiungere qualcosa. È comunque un altro elemento di destabilizzazione, e quindi forse vale la pena di approfondirlo. Sì, è una cosa paradossale questa accusa del governo sudanese, che i darfuriani sarebbero tra i mercenari al soldo del leader Gheddafi. È ben possibile che ci siano darfuriani in Libia, ma sono tra coloro che o respinti dall'Europa o che sono arrivati dal Darfur si trovano intrappolati in Libia insieme a probabilmente migliaia e migliaia di eritrei, etiopi e di altri paesi africani ancora, e vivono delle ore terribili. Noi quello che sappiamo è di cittadini stranieri, inclusi anche probabilmente darfuriani, che vengono linciati perché sospettati in quanto stranieri di essere mercenari. Quindi cercate di capire bene il paradosso atroce di questa situazione, di persone che in tutti i luoghi del mondo vorrebbero stare, a meno che in Libia, e che per i quali la Libia era un transito obbligato, e che si trovano in questa situazione terribile. Quindi teniamo anche conto di questo elemento. Allora, prima di passare alle domande oppure ai eventuali interventi di altri esponenti della comunità del Darfur che sono qui presenti, volevo toccare brevemente un altro aspetto, che è quello della comunicazione, che poi è stato ciò che ha spinto il nostro movimento a costituirsi. Italians for Darfur, prima Gasim citava Italian Blogs for Darfur, perché la nostra organizzazione parte proprio da un movimento spontaneo iniziato nel 2005 e poi diventato concretamente associazione nel 2006, grazie all'impegno di alcuni bloggers. Era proprio il periodo iniziale dell'attività sui siti, sui blog, per dare informazione sul Darfur, e insieme a Mauro Annaruma abbiamo avviato questa campagna, che ha avuto un ottimo successo, perché come ha testimoniato anche un rapporto dell'Osservatorio di Pavia per Medici Senza Frontiere, nel 2007 le informazioni sul conflitto in Darfur, grazie anche all'opera di Italians for Darfur, sono passate da 12 a 54, e così mano a mano durante il proseguio dell'attività della nostra associazione. Non penso di peccare di presunzione se dico che prima dell'azione di Italians for Darfur, il Darfur probabilmente in Italia non esisteva, o comunque non si sapeva che cosa fosse. Ogni volta io ricordo l'intervista, quell'intervista delle Iene ad alcuni parlamentari italiani, che alla domanda: ma della situazione in Darfur, che cosa pensa del Darfur? Rispondevano: è uno stile di vita, sono cose fatte in fretta, perché confondevano Darfur con fast food. Quindi ci tenevo, ecco, a ricordare la genesi, ecco, quello che eravamo e quello che siamo, e che cerchiamo insieme a Amnesty International, Human Rights Watch e altre organizzazioni umanitarie,
di fare, di portare avanti come battaglia, quella per i diritti umani, quella per una migliore condizione di vita per i profughi nei campi e anche di chi vive qui in Italia, perché purtroppo oggi noi abbiamo una comunità del Darfur forte in Italia, molti sono qui a Roma, circa 150 se ricordo bene, e ora ci sarebbero tanti altri a pressare e a chiedere asilo, ma purtroppo con le restrizioni che ci sono oggi sulle leggi per l'immigrazione questo non avviene. Quindi se ci fosse qualcuno che volesse intervenire della comunità del Darfur o qualche domanda, darei la parola a chi la chiede. Nome? Io sono Bahreddin Abdallah. Io sono Bahar Abdallah, vengo dal GEM d'Italia. Graziare Antonella Napoli, Italia Oxford in Darfur. E siamo, diciamo che qui oggi, graziamo per tutti che qua, per i nostri problemi. E il nostro problema in Darfur, grande problema abbiamo in Darfur. Era presidente del Sudan e 2000, iniziato 2002 fino adesso, i saisi si massano i nostri fratelli e gente del Darfur tutta. Si voleva intanto il corpo di questo governo. Si vuole cambiare questo terra del Darfur un altro gente. Si dice questo gente, anche il presidente del Sudan ha detto io non voglio nessuno del Darfur, si voglio solo terra che sia libera, anche alberi non solo vedere, animali, persone, si vuole vedere solo terra che siano libero. Queste parole di presidente del Sudan. 2003 fino adesso, ogni ora si mortono sempre, ogni giorno 10, 100, 200, sempre si mortono quasi fino a questa ora. Noi graziamo a Antonella che oggi si è dato questo premesso che si parliamo per... Graziamo per tanti in Italia. Intanto qua comitato in Darfur si stanno tante persone qua. Noi vogliamo che vuol dire comitato internazionale, dove dare un'occhiata in Darfur. E bambini e donne. Sempre si mortono così. Questo governo adesso dice si abbiamo con bacio di tavola di bacio, dice. Però sì, adesso che si continua al Darfur un'altra cosa. E due settimane fa c'è una sessione in Khartoum. E quella sessione, quello che si gente che si è deciso questa sessione. E adesso nessuno si sta. Quello che è massato 10 persone, altri tutti si stanno sul galliera. Intanto questo governo molto fatto schifo in Sudan e pure in Darfur proprio. E colpa di questo governo adesso Sudan è dividato dividono le due. Però bom, Sudan dividono le quattro per questo corpo di questo governo. Sudan sono un terra più grande dell'Africa. Uno paese ricco di terra.
però adesso gente si morirà di fame, perché in Darfur si stanno, quello presidente ha mandato gente che si chiama Janjaweed. Janjaweed vuol dire sono diavolo sul cavallo, e questo si massano bambini e donne e bruciano pure il casa fino a 2003 fino adesso. E quello che è il grande problema è questo governo. Noi del GEM chiediamo per tutto il comitato internazionale e il comitato in italiano, e deve dare un'occhiata per Darfur. Grazie che per signora Antonella Napolitana, o grazie tanti per Italia Oswald Darfur. Intanto dicono il governo sudanese, dicono ieri sera su televisione, si dicono il Darfurino che stanno solo in Libia e il movimento del Darfur si aiutano il Gaddafi. Questa parola non esiste. Questa parola non esiste, un parola che si viene il problema anche di questo che adesso si stanno sulla tavola del Qatar. Perché noi non ci entriamo del questo di Libia. Noi dobbiamo cambiare, quando cambiare noi dobbiamo cambiare il nostro presidente. Noi non ci entriamo il presidente di Libia, quello decisero i libiani, non decidiamo noi. Noi adesso il nostro presidente del GEM sta in Libia. Da solo, non si sta un'altra, perché è andato al Qatar, si vuole tornare in Darfur, non possono tornare adesso in stanza solo in Libia. Perché noi pure questa cosa chiediamo al Comitato Internazionale per queste persone, per tornare per sua famiglia che stanno in Darfur. Deve tornare in Darfur queste persone. Perché questa è Libia, noi non ci entriamo proprio a niente. Grazie per tutti, grazie. E grazie che per quello che stanno con noi oggi, grazie per tutti. Grazie a te. A questo punto, se non ci sono domande, vi ringrazio e vi ricordo che questo appuntamento, questo rapporto annuale che presentiamo ogni anno in questo periodo è concomitante con l'anniversario del conflitto in Darfur, che è iniziato nel 2003. Ecco, siamo nell'ottavo anno del conflitto in Darfur ed è per questo che la nostra azione continua e non si fermerà mai. Grazie a tutti.